diciamo che mi hanno chiesto in diversi di rientrare. È stato sicuramente una cosa che mi ha fatto molto piacere, non ho potuto dire di no e non ho voluto dire di no. Diciamo che partiamo carichi per questo nuovo anno. C'è un nuovo progetto che però punta sempre a portare il più in alto possibile in città di Teramo. Sì, ci dobbiamo provare anche quest'anno, sarà sempre più difficile, però ecco, siamo molto uniti e vogliamo fare bene. La convinzione, soprattutto le persone che ne fanno parte, ecco, diamo appoggio al presidente, persona seria, ha avuto anche altre esperienze. E poi è bello magari rivedere il Teramo, tornare al posto che gli compete, quello che ho sempre detto, e ci impegneremo, faremo il massimo che possiamo da parte nostra. Il sogno è ambizioso, ecco, quindi cercheremo sicuramente di fare bene. Ancora qui perché, ripeto, c'è la passione, c'è la voglia di fare bene, è arrivato un rinforzo importante che è Filippo. Oggi abbiamo firmato appunto la trasformazione in ARL. Quindi è vero che io sarò con una piccola quota, ma è anche vero che diciamo che è la fede quella che ti spinge a fare queste scelte, la passione. 1913 appunto è secondo me un regalo grande anche per la tifoseria sotto questo aspetto. Ed è un'idea che ci avevamo dall'anno scorso. Filippo da subito si è mostrato anche contento di voler raggiungere questa data importante per noi, che quest'anno appunto il Teramo festeggerà i 110 anni di calcio.